In Ucraina non è ancora il freddo pungente del generale inverno, ma la serata per il Napoli è già da brividi. La partita contro lo Shakhtar è un appuntamento da non fallire, soprattutto per Milik, schierato al posto di Mertens, e invece... Calcio d'inizio dello Shakhtar, cambia già le scarpe Milik. Beh, un errore perché hai avuto il riscaldamento. Si comincia e il Napoli prova a macinare gioco, prima con la solita combinazione Insigne-Callejon e poi con un'iniziativa personale di Milik. Isai, bella palla per Milik, che può puntare alla porta, va a calciare sull'esterno della rete. È solo un'illusione perché al quarto d'ora colpisce Tyson con un gancio sinistro che fa molto male. Cross basso, preciso, Ferreira, sponda Tyson, palleggio sinistro. Shakhtar in vantaggio. Il Napoli prova a scuotersi con i suoi giganti, ma il Biol non trova la porta di Piatov. Servirebbe un'invenzione, ma la punizione di Insigne è una telefonata gratuita al portiere ucraino. Il 24 azzurro non si arrende e ci prova ancora sul finale di tempo. Zielinski ha lasciato spazio a Insigne che va alla conclusione. Ora con il mister in settimana sappiamo che c'è poco tempo, però cercheremo di vedere quali errori abbiamo commesso e di metterli, di correggerli in positivo. Il mister gli errori li sta già vedendo mentre cerca nervosamente di allontanare lo stress. La risposta potrebbe essere alle sue spalle, nello sguardo deciso di Mertens che sembra già fissare l'obiettivo. Il belga però rimane in panchina anche all'inizio del secondo tempo e le cose si mettono ancora peggio. Cross di Stepanenko profondo, Reina vuoto! Ha raddoppiato proprio e Zucchi Ferreira. A questo punto Sarri gioca il tutto per tutto, dentro Mertens per lo spento Hamsik di questo inizio di stagione, si passa al 4-2-4 e le cose sembrano subito cambiare. Mertens punta l'area e la porta, chiuso duro davanti all'arbitro, rigore per il Napoli. Milik, rincorsa lenta, sinistro, che spiazza Piatov, la riapre il Napoli. Ma il gol del polacco non basta, anzi gli ucraini hanno il tempo di centrare un palo e riescono a difendere il risultato prima sulla girata di Milik che anticipa troppo la conclusione, spara alto e poi sull'ultimo disperato tentativo di Callejon. Oggi anche abbiamo trovato una squadra che hanno prestato bene, che anche con la palla ai piedi giocavano molto bene, qui si sta giocando la Champions e tutte le partite sono difficili. Difficoltà che dovranno essere subito superate perché a Kharkiv finisce 2-1 per lo Shakhtar e la Champions del Napoli assomiglia già alla più dura delle salite. La convinzione che con Mertens e Allan titolari le cose in Ucraina sarebbero potute andare diversamente c'è, ma fino a un certo punto, perché i due giocatori che hanno riacceso il Napoli erano in campo anche nell'opaco primo tempo del Dallara. Arrigo Sacchi, per una volta, non risparmia critiche agli azzurri. Il Napoli non è mai riuscito a capire, a capire il centrocampo. Forse nel secondo tempo, ma più per il cuore che per la linearità, un Napoli confuso con poche idee e anche con una brillantezza di gambe limitata. La questione sulla scelta degli uomini è relativa, ma deve essere risolta quanto prima. Per lottare per il titolo e passare la fase a gironi, Sarri deve poter contare su un doppio binario che al momento non c'è, perché i giovani Zielinski e Diawara sembrano smarriti e molto deconcentrati, ma guai a parlare di stanchezza fisica. Il discorso fisico lo potremo pagare più avanti, secondo me il playoff è stato molto molto dispendioso dal punto di vista mentale e l'averlo superato probabilmente ci ha creato una sorta di piccolo appagamento e stiamo pagando in questo momento. Forse abbiamo perso qualche misura dentro il campo e dobbiamo vedere, dobbiamo cercare di correggere questi errori. Per esprimere tutte le sue potenzialità il Napoli deve tornare ad avere fame. Mertens per Sarri deve essere dosato. Dries è uno scattista, è un giocatore ha bisogno di freschezza, non è un giocatore che può fare 50-55 partite in una stagione, quindi ogni tanto cerchiamo di preservarlo. Per puntare a grandi obiettivi non si può evitare la rotazione, l'importante è che dopo Kharkiv scenda in campo, dia tutto e chi non è al meglio in questa fase faccia un passo indietro.